nada en mi vida. Rovescio della medaglia, dell'arrampicata a tracche, invece che avere semplicemente 10-12 rinvii come in Falesia, bisogna portarsi dietro un sacco di ferraglia. Volevo essere pronto a tutto. Questa via è ancora sfittata, quindi la si può salire utilizzando gli spit o assicurandosi con i frendo, le protezioni tradizionali. Questa è una via un attimo, diciamo, un po' più difficile in questo settore, però a sinistra ci sono anche tante vie più semplici che sono perfette per iniziare. Roccia veramente fantastica, strabello. I primi metri sono su un fessurino un po' stretto ma molto facile, poi si passa un tetto, si sale su un lamone e poi inizia la parte un po' più difficile con questa fessura che va a stringersi. E poi il passo più duro della via è passare questo tettino. Salire una fessura abbastanza stretta con dei piedi brutti e poi forse il momento più bello, si arriva in una specie di nicchia, ti tiri dentro, è un riposo senza mani e poi si fa questa ultima sezione un po' più tecnica, un po' più facile. This beach is really cool. I think all the valleys here are really beautiful with the stone houses. And there are some campgrounds where you can sleep. Io mi sono avvicinato all'arrampicata proprio in palestra e l'agonismo ha permesso di viaggiare molto, però vedevo sempre solo palestre e non avevo la possibilità di esplorare, diciamo, i posti in cui mi trovavo. Ed è per questo che ho deciso poi di abbandonare quel mondo e per dedicarmi alla prima l'arrampicata in falesia, ai blocchi, e poi pian piano, diciamo, è stato un percorso che lentamente mi ha portato poi all'arrampicata trad, alle vie lunghe. In the past I just did bouldering for a very long time and then I had an injury and because of that I started to do different styles of climbing and this opened my eyes a little bit. Quando ci siamo conosciuti è stato un po', diciamo, l'incontro perfetto. At the moment I think I'm the most motivated for bivouac climbing and Jacopo could travel all year long. L'ultimo anno per ovvi motivi abbiamo passato tanto tempo a casa, quindi adesso credo che siamo entrambi super motivati per viaggiare di nuovo. E devo dire che in parete funzioniamo, e nella vita di tutti i giorni, ma ancora di più in parete, funzioniamo veramente perfettamente. He's a little bit taller than me and I think we have completely different climbing styles. I like his climbing style because he's very dynamic. What I like the most and maybe on what I'm the best in is climbing on little crimps. Noi abbiamo, diciamo, una nostra filosofia ben chiara. Per noi è importante che entrambi riusciamo a fare a salire i tiri duri da primi di cordata e ovviamente gli altri comunque sempre in libera, però poi ci alterniamo. Però senza mai scegliere a priori chi farà cosa in base alle proprie caratteristiche. Sicuramente i gradi sono importanti, sono un indizio per capire se una via è o no nelle nostre capacità, insomma, cosa provare, però non deve essere secondo me lo scopo finale, lo scopo ultimo dell'arrampicata. Al giorno d'oggi mi sembra che il grado stia prendendo sempre più importanza e che si inizi a dimenticare
tutto il resto. Forse nell'arrampicata trad è più facile parlare di percorso, perché spesso le vie sono magari un attimo più pericolose o sono più complesse, quindi è normale investire più tempo per salire una via. La cosa che mi preoccupa forse un po' al momento, al di là dell'arrampicata trad sportiva, è il fatto che tanti iniziano magari a arrampicare direttamente in palestra, che è una cosa che invece una volta non accadeva. E quindi ho un po' paura che queste persone, non essendo legate appunto al mondo della montagna, facciano un po' fatica a rispettarlo, quindi a rispettare l'ambiente. Spero che in futuro non solo il grado acquisisca importanza, ma anche appunto il fatto del rispetto dell'ambiente, rispetto delle falesie e degli altri arrampicatori.